La Toscana sta facendo una cura del ferro che è iniziata con l'entrata in servizio di treni nuovi e proseguirà con interventi di miglioramento nelle principali stazioni di tutte le linee. Così l'assessore regionale ai trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha sintetizzato il senso del programma di interventi che Rete Ferroviaria Italiana, nel rispetto di quanto stabilito dall'accordo quadro Regione Toscana RFI, realizzerà in 25 stazioni tra la fine del 2016 e il 2017. Tra queste c'è anche quella di Arezzo. Il nostro obiettivo, ha spiegato Ifisio Murgia, direttore territoriale produzione Firenze di Rete Ferroviaria Italiana, e rendere le stazioni sempre più accessibili e vivibili. Per questo sono programmati nel prossimo biennio interventi per oltre 50 milioni di euro. Nello specifico saranno investiti 30 milioni di euro per l'innalzamento dei marciapiedi a 55 centimetri per facilitare l'accesso ai treni, 6 milioni per la riqualificazione dei sottopassaggi, pensiline e l'installazione di nuovi impianti di illuminazione a LED, 6 milioni per l'installazione di ascensori e 10 milioni per il rinnovo tecnologico degli apparati di informazione al pubblico, con nuove periferiche e nuovi teleindicatori, l'adeguamento del sistema visivo e il rinnovo completo del sistema sonoro. I primi cantieri, già operativi o comunque pronti per essere avviati entro l'anno, saranno nelle stazioni di Arezzo, Campiglia Marittima, Chiusi Chianciano Terme, Firenze Santa Maria Novelle, Campo di Marte, Rifredi, Grosseto Livorno, Montevarchi, Montecatini Terme, Pistoia, Pisa Centrale, Pisa San Rossore, Pontassieve, Pontedera, Sesto Fiorentino, Siena e Viareggio. Nel 2017 i lavori proseguiranno in provincia di Arezzo, anche a San Giovanni Valdarno.